adesso passiamo all'Italia. Torniamo in Italia. La prossima sessione che chiamiamo di Italian Job è una vetrina, nel senso che ci sono non tanti, ma alcuni case studies from Italy, studi di caso importanti che provengono dall'Italia, che vengono analizzati da persone che vivono all'estero, non sono soltanto interessanti, sono significativi e efficaci, dove c'è l'interesse a portare la trasparenza e l'innovazione in vari campi. Cominceremo non con la trasparenza. Not food in the way that you still have to wait for lunch, by the way. No, ma dal cibo, anche se dovete ancora continuare ad aspettare prima di andare a colazione. Riccardo Sabatini è uno scienziato, imprenditore ed è direttore scientifico di una startup che utilizza i big data per prevedere, per fare previsioni sul cibo, non cosa mangeremo, ma come possiamo prevenire le crisi relativamente al cibo. Lo invito sul palco e lui vi spiegherà meglio. So, hi everyone. Salve a tutti, sono felice di essere qui. Nei prossimi 8 minuti cercherò di presentarvi uno dei principali progetti di ricerca che si è verificato in Italia negli ultimi anni, utilizzando gli open data e quelli di governo per poter affrontare le nostre più grosse sfide. Come? Dare da mangiare al pianeta. Tutto è cominciato a questo punto. Nel 2010 gli Stati Uniti hanno prodotto una delle previsioni più sofisticate per quello che riguarda i beni alimentari. A sinistra vedete quello che prevedevano nel 2010 circa i principali mercati alimentari del mondo. Quello che si è verificato in realtà è quest'altro, uno dei più grossi picchi nei prezzi dei prodotti alimentari nei tempi moderni. Quando la crisi dei prodotti alimentari ha cominciato a oscillare, a diventare troppo volatili, la cosa che è successa è che le persone hanno cominciato a combattere, a lottare. Non è una cosa che riguarda il valore del Microsoft in borsa, ma si parla di inventare. Questa è una cosa fondamentale che non siamo ancora in grado di prevedere. È la cosa più importante: la maggior parte dei modelli che sono a disposizione sono chiusi, non sappiamo se i risultati, le letture sono artificiali o realmente provenienti dai modelli matematici. Nel 2012 il governo italiano ha creato un think tank che ho avuto l'onore di dirigere per cercare di affrontare e utilizzare tutti i dati disponibili per cercare di prevedere quello che sarebbe stata la disponibilità di cibo per i prossimi anni. Abbiamo innanzitutto costruito i modelli qualitativi e i modelli logici e ha definito la rete dei protagonisti, l'analisi qualitativa e creato questa scala cognitiva. Voglio, non avendo tempo, affrontare due esempi. Innanzitutto il modeling, la data mining, utilizzando questi big data e cercando di utilizzare per prevedere cosa succederà. Vi darò un breve sguardo all'inizio di qualsiasi processo di big data. Bisogna raccogliere i dati per poter avviarli e si tratta di un processo incredibilmente complicato che potete magari pensare sia sufficientemente evoluto nel 2013, ma fondamentalmente è un processo gigantesco di tagli e cuci per migliaia e migliaia di dati. Il cibo viene in tutto il mondo trattato in enormi dati. Gli Stati Uniti, Chicago Board of Trade, Concrete United States, la Banca Mondiale, la Regione Lombardia, il Ministero, la FAO, tutti quanti danno dati relativi al cibo, ma non ci sono standing. Ognuno pensa che l'ala di pollo si chiama da una parte, che lui in una parte e poi un nome francese sul terzo, e ci sono decine di migliaia e tonnellate di dati che non corrispondono. La prima cosa è stata incollare tutto insieme e costruire la prima banca dati della dimensione di un terabyte di tutte le informazioni che abbiamo sul cibo in tutto il mondo, ogni prezzo, produzione, costo, scambio,
qualsiasi cosa. E la prima cosa che si ha quando si ha una grande banca dati è andarla a guardare, si scoprono tante cose. Vi faccio vedere la storia del vino in Italia negli ultimi 10 anni. Con semplice query possiamo chiedere qual è la produzione e il prezzo del vino e differenziare i vari segmenti del vino. Quello che vi faccio vedere qui è nella linea in arancione il consumo in Italia, quella nera è il prezzo del bene vino da tavola, quello che si acquistava magari 10 anni fa. La produzione si sta riducendo perché beviamo meglio il vino. Il prezzo ha la volatilità tipica di un bene di base. La prossima diapositiva, questo è il vino DOC, vino più prestigioso. La produzione e il consumo cominciano a essere stagionali, collegati al prezzo. Il prezzo aumenta, per esempio l'unico modo per combattere l'inflazione aumentando i prezzi. Vediamo una dinamica completamente diversa crescente nel tempo. Quello che vedete qui è lo spumante, le bollicine italiane. Quanto si può sognare di bere spritz come aperitivo? L'intero mercato di spumante si svolge in 8 settimane e quei picchi nella curva gialla che sono il consumo fondamentalmente Pasqua e Natale. Questo è lo spumante italiano e lo potete fare quello che volete. Mancate quelle 8 settimane, siete fuori mercato. Non è difficile per noi prevedere questo tipo di grafici. Sempre più complicate sono le cose che si verificano quando i beni di base sono poi coinvolti con altre cose, intrecciati con altre cose. La previsione significa che noi prendiamo una storia decennale, dividiamo in due, cerchiamo di imparare da tutti i vari singoli dati presenti nel mondo, cerchiamo di costruire un approccio che possa essere appreso dalla macchina. Applichiamo alla storia e cerchiamo di verificare se siamo in grado di capire la dinamica. Questa è la storia che abbiamo cancellato dall'apprendimento. Questo è il nostro modello a breve termine, 4 settimane per 4 settimane. Siamo incredibilmente bravi a predire il prezzo del cibo, per esempio. Spesso si perde la correlazione. Parliamo del prezzo del riso, per esempio, l'adeguatezza del modello dopo 4 settimane e 16 settimane. Ma vedete, 16 settimane sono un mondo diverso. Quindi siamo estremamente bravi nel breve termine. In questo modello che utilizzo, viene utilizzato il nostro governo per cercare di pianificare le prossime interventi strategici, per esempio, a livello di economia europea. L'unica cosa di cui voglio parlare un'opinione sul cibo che vi possono dare i dati. 22 ricercatori, analisti, matematici, io sono fisico teorico, cercano di lavorare su pollo, sulle maiale. Vedete i dati, ma poi si perde la percezione di quello che si sta facendo. Per questi, per me sono numeri. Voglio dare quindi qualche esempio pratico per capire delle cose molto semplici. Per esempio, qual è la vita di una banana? Abbiamo tutti i dati di tutti i prodotti. Come vive una banana? Qual è il percorso che la banana segue per raggiungere Milano a novembre? Semplice, non sono dati praticamente sofisticati. Questi sono tutti i percorsi possibili che la banana segue per raggiungere casa vostra a novembre. Quelli in rosso sono quelli più probabili, quelli in giallo i meno probabili e poi i verdi sono assolutamente rari. A volte ci sono 7 salti fra i vari paesi in tutto il mondo per negoziare o per scambiare una banana prima che arrivi sul vostro tavolo. Quello che possiamo fare è sintetizzare e descrivere questo grafico con un processo molto semplice, un algoritmo che noi chiamiamo l'indice di impatto. Cerchiamo di capire quanto voi e le vostre scelte possano in un certo senso influenzare la cassa di banane per evitare che vi portino una banana nella stagione sbagliata. Questo indice è incredibilmente sofisticato, piccola equazione che può mostrare per ciascun paese specifico, per ogni prodotto, qual è la più probabile o la meno probabile perturbazione che si può percepire. Vedete le mie spalle, il valore dell'indice per arance, meloni e caffè nei vari mesi in Italia. E non è necessario avere un genio per capire che
è più intelligente mangiare arancia d'inverno e meloni in estate, visto che noi non produciamo caffè, è un qualcosa meno sostenibile. Ma la cosa fantastica è che questo algoritmo ha imparato queste informazioni dalle fluttuazioni degli scambi globali che noi avevamo nella nostra banca dati, che erano stati conservati da mai analizzate per 5 anni. Quindi sono gli utilizzi che possiamo fare per il cibo. Sto esaurendo il tempo, ma in modo, per esempio, il trade impact index è diventato un indice che utilizziamo per esempio per la l'Expo mondiale, all'ultimo momento. Il segreto del nostro modello è che possiamo mettere a disposizione i dati e i modelli di feedback e poter capire questi esperimenti. L'ultima cosa, voglio darvi uno sguardo di quello a cui stiamo lavorando. Questi ultimi 30 secondi, questi due contributi di cui ho parlato stanno diventando parte della Expo mondiale. Vogliamo portare queste mappe, queste informazioni, mettere a disposizione e utilizzabili in maniera attivativa in uno degli eventi più importanti che si verifica nel nostro paese nel 2015. Questo è un brevissimo 8 minuti di presentazione di quello che si può fare quando si danno i dati, open data a scienziati, ricercatori e persone che sono interessati a capire la dinamica e cosa sono alla base. È stato per me un piacere presentare questa cosa.